Siamo con fratello Arturo Paoli. E fratello della congregazione di Charles de Foucault, che ha la tenera età di quanti anni ha? 101. 101. E ha scritto 100 anni di fraternità. Uscito per Chiare Lettere quest'anno. Fratello Arturo Paoli, nel suo libro lei parla della sua missione in Sud America. Che ricordo ha di quella missione? Naturalmente brutti e belli, diciamo, ecco. La bellezza dell'America Latina, secondo me, è il popolo, specialmente il popolo brasiliano, in mezzo al quale sono stato più tempo degli altri. Ho corso, credo, tutte le province o gli stati dell'America, così velocemente mi sono intrattenuto soprattutto in Argentina e poi in Brasile, particolarmente. Il Brasile è quello che mi ha preso proprio per la sua, come dire, per la sua struttura politica e familiare, eccetera. Insomma, il paese a cui mi sono sentito più attaccato e più solidale, in un certo senso, ecco. Sia per, insomma, non so, ecco. Io ho sempre raccontato che se sul confine, sul limite fra l'Argentina e il Brasile, dove sono vissuto più a lungo particolarmente, solo incontra un abitante in Argentina e gli chiede: come vai, amico? Amico, come stai? Come ti senti? La risposta è già nella domanda. Tirando no mas, vuol dire tirando avanti, cercando di farcela, ecco. Se uno rivolge la stessa domanda a quello della parte del Brasile e dice: come va, amico? Gioia, gioia, felicità! E poi magari se dura il dialogo dirà: però non ho fame, non ho soldi, ho una famiglia che mi pesa. Racconta tutte quelle i malori che ha, però prima vuole assicurarsi che l'interlocutore è suo amico, è l'ospite che bisogna accogliere con gioia, non cominciare col pesargli addosso o che lo scaricargli addosso tutte le vicende abbastanza dolorose, passive, che sta passando. Quindi è un ottimista, direi, ecco. Il Brasile è un paese ottimista e anche evidentemente ha molti poveri e molto poveri anche, ha le sue vicende abbastanza dolorose, ecco. Però il brasiliano è ottimista, è una persona che resiste a tutte le difficoltà, le negazioni dell'esistenza. Per quello mi sono sentito
di stare più a lungo lì, proprio come dire, persuaso dall'accoglienza della gente. La gente è molto accogliente, vuole che tu ti senta bene, a tuo agio, ecco. Ed è questo che mi ha conquistato molto. Come ci è arrivato in Sud America? Beh, insomma, prima di tutto io appartengo a una congregazione la quale è debbo obbedienza, e quindi per varie circostanze, ora si raccontassi tutte le circostanze, si può stare qui fino a domattina. E tutte le circostanze mi hanno portato, secondo per obbedienza, vicende che ho raccontato tante volte, del resto, diciamo, a partire dall'Europa e andare in Argentina, prima di tutto, dove c'è un sacerdote, un vescovo particolarmente, richiedeva personale da mandare in un ambiente molto bisognoso, e allora per circostanze di altro tipo il mio superiore mi ha chiesto di andare a iniziare una fondazione in Argentina, dicendomi: guarda, tu vai lì, cominci, metti i piedi in questo paese, dove, in questo continente, dove il vescovo ci chiama insistentemente, poi tornerai subito, perché tu sei per l'Europa, eccetera. Questo subito è durato 40 anni, ecco, oltre 40 anni, perché varie circostanze, ecco, e sono... Io devo dire che non ho mai scelto la mia vita, o anche se una volta l'ho scelta come sacerdote, diciamo che l'unica scelta che ho fatto nella mia vita, tutto il resto è stato deciso da circostanze che mi sono venute incontro, ecco. E però riconosco, anche se ci sono stati certo dei disagi, delle paure, degli scontri, delle difficoltà, non malattie, ma nessuna malattia, ma cadute, rottura del femore, un'ernia, tutto quello che succede nel cammino della vita, non nessuna malattia organica. E questo mi ha lasciato quindi una carica, come posso dire, insomma, psichica abbastanza ricca, nel senso che non mi sono mai accasciato, mai avuto quelle malinconie o quei drammi che molti si sentono nella loro esistenza. È stata un'esistenza che complessivamente definirei bella e felice, ecco, di cui ringrazio Dio ogni mattina che aspetto il sole. In che anno è arrivato in Sud America? Come? In che anno è arrivato in Sud America? Dunque, avevo esattamente da 34, no, circa 42 anni su per giù, ecco, non proprio precisamente, anche perché non ho mai, come posso dire, non ho mai scritto molto sulla mia esistenza personale, non sono stato molto attento
allo scorrere degli anni, dei giorni, così, perché sono passate così, velocemente e positivamente anche, devo dire, ecco, perché non ci sono stato per ordine, per obbedienza, per diciamo altri principi, ma anche perché mi sono sentito bene a mio agio, bene accolto, ecco, seguendo naturalmente tutte le vicende, qualche volta terribili, anche come in Argentina quei 7 anni di addirittura di pazzia, di follia, ecco, che ha passato il popolo argentino, proprio incredibili, realmente di una negatività inesplicabile, ecco. Ci può raccontare che ricordo ha di quegli anni? Ci può raccontare che ricordo ha di quegli anni? Beh, insomma, è meglio raccontare. Ho scritto un libro che ho prestato, disgraziatamente ho detto ma portatemelo che mi ci vuole, niente. L'ho prestata una ragazza che è venuta qua con altre, perché l'ha vista, ha detto, ecco, avevo scritto un libro che non ho in questo momento, ecco. E sono stati anni di follia, perché non si sa perché a un certo punto è come se fosse scoppiata una specie di bisogno di sfogarsi, bisogno di fare il male, bisogno di uccidere, non si spiega, ecco, è come se il popolo fosse, identificandolo in una persona, si fosse ubriacato e fare le cose peggiori, come uccidere, come fare sparire, come dominare, come, ecco. Del resto è noto, insomma, ormai se ne parla. In quegli anni? Ecco, precisamente non glielo saprei proprio dire. Dunque, sono andato in Argentina nell'anno... Mamma mia, sono così membro delle date. Dunque, nel 1940, io credo. So che avevo, su per giù, avevo... Forse sui 49 anni, 48, 49, ecco. Precisamente non potrei dirlo, però certamente in qualche libro, perché interviste, libri, ne ho scritti, ce ne sono tantissimi. Qualche volta ci sono ripetute, eccetera, quindi non è difficile precisare in questo momento, io non so, credo sì, di essere andato in America Latina fra i 42 e i 43 anni,